Interventi previsti. C'è un portale internet che questa sera sarà presentato, questa mattina. Analisi di mercato ex ante che abbiamo già realizzato e tutti gli effetti dell'analisi ex ante saranno poi esposti nel convegno che si terrà il 15. E divulgazione dell'iniziativa, un convegno iniziale che si terrà appunto il 15 di questo mese, la selezione del personale, le attività formative, la creazione delle cooperative figlie, lo stage di accompagnamento allo startup e tutoraggio, indagine ex post e un convegno finale. Gli elementi base del progetto sono la creazione di impresa, la specializzazione, la tutela dell'ambiente, la sicurezza sul lavoro, l'apprendimento organizzativo, la cooperazione, l'informatica, lo scambio interculturale e la mediazione culturale, cioè quello che noi faremo all'interno dei percorsi formativi. E questi percorsi formativi non dureranno tantissimo, dureranno 2 mesi e mezzo di formazione e 90 ore di stage. Cioè noi abbiamo cercato di stringere al massimo perché noi come aziende abbiamo bisogno di qualcosa. Cioè noi oggi ci ritroviamo con un mercato forte, abbiamo diverse richieste, però non riusciamo a far fronte. Una cooperativa figlia ci può aiutare a smaltire molto di questi problemi che noi abbiamo ogni giorno. Gli elementi base del progetto sono i destinatari disoccupati di lunga durata e gli immigrati con regolare permesso di soggiorno. Il numero dei partecipanti sono 11 per ciascuna delle aziende che parteciperanno al progetto, per un totale di 44 individui, ma noi già stiamo pensando anche a più di 11. 11 sono quelli che per progetto sono pagati, tra virgolette, 1,30 euro, che sarebbe il minimo consentito. Però naturalmente noi contiamo anche di inserire degli uditori all'interno, perché questo per dare la possibilità effettivamente di far nascere una cooperativa che abbia un futuro e non una cooperativa giusto per chiudere il progetto. Questo è il network che noi abbiamo inteso e l'abbiamo chiamato il network per il reinserimento lavorativo degli immigrati, delle persone svantaggiate, che sotto il profilo della comunicazione non dice tutto in un solo secondo, nel senso che è troppo lungo da leggere, però volevamo dare il senso subito di quello che volevamo fare.